Un'altra cosa che non ho voluto fare nel film è raccontare la guerra. E la guerra è un'eco costante nel film. A un certo punto arriviamo in questo mondo, in queste paludi, dove è veramente un mondo capovolto, dove sembrava di esserci tre soli e il cacciatore sembra l'unico sopravvissuto in questa terra. E lì per me è una metafora enorme di una sospensione di un mondo che secondo me non riuscirò mai a raccontare e a capirne la difficoltà e il perché di tutta questa tragedia, di questo costante senso di precarietà. E la guerra accade, io sono stato nei luoghi di guerra, ho assistito delle battaglie, però quando finì la guerra è sempre la stessa cosa, è una cosa che poi arriva nei telegiornali di tutto il mondo. E c'è una distruzione, c'è chi ha subito la distruzione, c'è l'ospedale, c'è il sangue, c'è la polvere, però non capisci mai chi c'è dietro. E invece ho capito che la cosa da filmare era che il film doveva iniziare dove si fermava il reportage, dove si fermava l'immediato. E quindi seguire questa onda d'urto della guerra a distanza, perché la guerra accade qui, ma le conseguenze di quella guerra sono a centinaia e centinaia e centinaia di chilometri e colpiscono ragazzi come Ali, come le mamme, come il cacciatore. Quindi nel film c'è questo eco costante di questa guerra, anche in una storia, io dico la storia d'amore del film tra questi due, tra il cantore dell'amore, che come il narghile a un certo punto, questo suono del narghile si mischia con i suoni delle il Kalashnikov a distanza, e loro non fanno una piega, perché fa parte del quotidiano. E quindi il film c'è questa sensazione costante della guerra, c'è questa colonna sonora così presente di questa guerra a distanza, dove però arriva soltanto l'eco. E il senso della distruzione che porta, quindi nel quotidiano, nella quotidianità. Un ragazzo come Ali che ha 14 anni, quando il film termina sul suo viso, è stata anche lì una scelta etica e morale. Quanto è giusto caricare su questo volto il peso di tutto il film, quindi la metafora anche di tutto il film, su questo volto che grida incertezza totale, un futuro sospeso, che è il futuro sospeso di tutto il Medio Oriente. Cosa sarà di futuro? Diventerà un combattente, diventerà una vittima, diventerà uno che semplicemente accetta questa precarietà, o sarà uno che si ribella, o sarà uno che semplicemente è vittima di tutto questo. E quindi qui si apre un interrogativo enorme. D'altronde il film passa da un inizio, un altro inizio, un altro inizio, non c'è mai una conclusione, perché ancora adesso non c'è una conclusione in quel mondo, se non un peggioramento totale, perché con tutti i drammi, cioè, il Libano è un paese distrutto, morto, la Siria si sono ricreate le cellule dell'ISIS, in Iraq, in Siria non sappiamo cosa sta succedendo, il loro Java, come tutti ne parlavano qualche anno fa, nessuno sa più se sono in mano ai turchi, ai russi, e quindi c'è questo senso sempre di approfittare di una notizia, spremerla all'infinito e poi dimenticarci. Adesso non c'è più un giornale che parli dell'Afghanistan. Dunque, Perché vedo che purtroppo questo senso di politically correctness che si è creato nel mondo è difficile pensare. Io con questo film ho avuto un'altra cosa da combattere, è stato il pregiudizio. Tu, uomo bianco, vai a girare in un luogo che non ti appartiene. E quindi c'è un pregiudizio enorme in questo, perché c'è questa tendenza ormai di annullare lo sguardo dell'autore, no? E quindi secondo questo non esisterebbe a maggior non esisterebbe Del Seta, non esisterebbe Rossellini, non esisterebbe Chris Marker, esisterebbe Daniele Rusch, che ci Trattato, non esisterebbe tutta la storia fascista, un elenco di però ormai c'è questa tendenza che viene un po' dalle piattaforme, che ognuno deve girare nel proprio orticello, il proprio ombelico, la propria anima, e quindi ormai la maggior parte dei film che ci sono prodotti o sono storie di denunce, di strani affari,
il giudiziario, o di, come si chiama quel film, di inchiesta, no? Oppure sono film personali, diari, familiari. Cioè, è chiaro che è più facile pescare nel mondo, tutti hanno una storia personale da raccontare, e ormai tutti possono girare con un telefono, una piccola, cioè non devi essere più un tecnico, leggere, quindi ci sono tutte queste storie molto personali. E non viene più visto con grande cosa uno che va a girare in modo che non gli appartiene. Io però l'ho sempre fatto, perché io non mi sono mai sentito quello, sono nato in Africa, ho vissuto in Turchia, ho vissuto, e non ho un luogo da raccontare. Io quando ho girato sul raccordo anulare per me era come stare in Cina, perché io non conoscevo né l'Italia né Roma, quindi semplicemente molti romani non conoscono la vita intorno, no? Tra l'altro il film, lo ricorderete, di Il Sedone d'Oro a Venezia, meritatamente secondo me.